Benvenuti e ben ritrovati, pinguini. Oggi per il vlog, video improvvisato. Sarà un video carino improvvisato, sicuro. Perché è da diverso tempo che io, il mio cellulare, è, diciamo, con Instagram. Tra l'altro, se volete seguirmi su Instagram, qui troverete in sovraimpressione il mio handle. Si chiama handle anche su Instagram. Insomma, quello che sta per essere. Ho raccolto in questi mesi dei meme a tema programmazione. Ne ho tipo più di una decina e adesso noi ce li guardiamo, ce li gustiamo tutti insieme, ci facciamo quattro risate. Quindi non indugiamo e andiamo a vedere. Allora, diciamo il primo meme viene da questa pagina che si chiama programmerhumor.io ed è divisa in tre parti, no? Oh, stella cadente, e compare una stella cadente. Desidero che il mio codice funzioni alla prima volta. E la stella cadente se ne va. Sotto c'è la descrizione. Ho solo desiderato. Vabbè, nella vita tutti dobbiamo desiderare, nel senso che non fa mai male desiderare e avere dei sogni, anche se irrealizzabili. Dai, andiamo avanti. Oh, questa è carina. C'è pure il suono, mettiamo più piano. Ora ve la leggo e poi vi do un po' di contesto. Ho sostituito un punto e virgola con un punto interrogativo greco nel codice C# del mio amico. Ho visto che si strappava i capelli per degli errori di sintassi. Ora, per chi non lo sapesse, ma hai rotto il cazzo, ecco. Per chi non lo sapesse, dal punto di vista grafico, il punto interrogativo greco assomiglia a un punto e virgola, quindi noi non ce ne accorgiamo, però diciamo nella codifica Unicode sono due caratteri diversi, quindi quando tu lo metti in un codice C#, ma anche in C, C++, insomma tutti i linguaggi di programmazione che usano il punto e virgola, la cosa più malvagia che puoi immaginare, come c'è scritto qua. Tra l'altro, questi due personaggi, per chi non li conoscesse, vengono da le super chicche. Il tizio rosso si chiama lui e l'altro è Mojo Jojo. Quindi sì, è una cosa, diciamo, molto vecchia, però una di quelle cose old but gold, di sostituire il punto e virgola con il punto interrogativo greco. Andiamo avanti. Un programmatore aveva un problema. Pensò, lo so, utilizzerò async. Problemi adesso, due, lui. Beh, anche la seconda parte è molto carina. Per chi volesse sapere nel dettaglio cosa sia async, io ci ho fatto questo video parlando di Python, però anche in altri linguaggi di programmazione esistono le coroutine, quindi andatevelo a recuperare per capire bene cosa, diciamo, si intende con questa, diciamo, post. L'altro has problems now to he. Quindi ha problemi adesso due lui, si riferisce al fatto che, diciamo, ci sono più coroutine che stanno cercando di scrivere sullo standard output e si smarmella. Proseguiamo. Ok, mi sono dovuto ricordare. Qualcuno ha fatto questo codice che c'è in alto e poi lo ha rifattorizzato col codice che c'è in basso e scrive Bru, slang per bro, tipo fratello. Chiunque ha scritto questo codice è una merda. Qui c'è del codice migliore. Perché al mondo hai pure importato il pacchetto random? Dov'è il pacchetto? Ah, là, è la prima riga. Sì, cioè quel codice is valid username ha degli if molto molto specifici che si potevano, diciamo, fare con tre righe di codice come fa il tizio su. Beh, mettiamo 4 se includiamo anche la definizione della funzione. Ah, poi mi sono dimenticato in basso l'ultimo commento. Che imbarazzo, è una faccina così. Interessante, andiamo avanti. Ah, io amo questi meme in cui c'è, diciamo, questa cosa tipo a scalare. Database.sql. E c'è la faccia di, per chi non lo conoscesse, quello è Vince McMahon dei WWE. Poi miglioriamo con database.xlsx, quindi con un foglio Excel, e
E poi database.txt è proprio il culmine, il culmine. Io amo questo genere di meme, io li adoro. Andiamo avanti. Insegnante. Il modo più veloce per imparare un linguaggio è parlare con i nativi, significa con i madrelingua, insomma. Io che provo a imparare Python e c'è questo tizio con un serpente, spero che sia un pitone, io non ne capisco i serpenti, quindi diciamo che è un pitone quello. Ah, questo è un meme molto vecchio, non ricordo, ma da almeno 15 anni, io andavo, penso, ancora all'università. Quando tu programmi open source, stai programmando comunismo. E quindi c'è sta grandissima faccia e martello, sto tizio rosso con divisa pseudo, diciamo, no russa, come si dice, sovietica. E sotto c'è scritto un promemoria dei due amici di Microsoft. D'accordo? Programmare in open source, programmare open source è come programmare comunismo? Fatemelo sapere voi nei commenti. Seguiamo col prossimo meme. Ho preso una nuova tastiera per il lavoro. Interessante, una bella tastiera IBM con scritto fuck you. Hai solamente quei tasti. È un invio, è una barra spazio, perché ovviamente uno scrive fuck, poi mette lo spazio e scrivi you. È normale, giusto? Da notare che è una tastiera ISO e non ANSI. Da dove lo capisco? Fatemi sapere voi nei commenti dove lo capisco. Proseguiamo. Mom, perché ridi? Me, non lo capiresti. E manca la bottiglia alla posizione 404. La capiamo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, prossimo meme. HTML email developer. Questa posizione è per uno sviluppatore di HTML per l'email. Si richiede conoscenza di HTML e CSS con un'attenzione ai dettagli. Si assicura email responsive e visually appealing, cioè devono essere belle, che aderiscono alle best practice, alle migliori pratiche dell'industria. Ma questo non è il motivo del meme, il motivo è quello che c'è evidenziato giù. Ci sono, infatti, per i candidati, 2 ore di test di programmazione. Questa posizione è per programmatori forti. Dove lo mando la mia candidatura? Un meme che usa l'immagine di Albert Einstein, perché ai tempi di Albert Einstein c'era JavaScript. Sicuro? JavaScript sul server è stato un errore. Io sono d'accordo. C'è chi usa JavaScript per fare backend. Non lo so, ho dei sentimenti negativi molto forti. Scrivetemi voi i vostri sentimenti negativi su questa cosa di utilizzare JavaScript come linguaggio di backend. Secondo me è una stronzata, però ognuno fa quel che vuole. Andiamo avanti e abbiamo questo. Oh, questo è bellissimo, ragazzi, questo è bellissimo. Dovete semplicemente ascoltarlo. Partiamo dall'inizio. Questi sono dei beatbox, no? Lo guarderei per ore. La pagina si chiama My Retro Game Hub, qualora vogliate andare. Non so se My Retro Game Hub sono proprio loro o la pagina fa i reboot, come si dice. Però avete capito, insomma. Vabbè, andiamo avanti perché lo guarderei tutto. Allora, stili di programmazione. Allman e Kernighan Ricci. Cioè, lo stile di Kernighan Ricci è quello che mette le parentesi graffe in linea col blocco, invece Allman è quello che mette le parentesi graffe in, soprattutto la prima, in una nuova riga. Io preferisco Allman 100%. E poi c'è quelli con i disordini mentali, GNU. Tra l'altro i tizi della GNU sono anche molto avvezzi a utilizzare la, come si chiama, lo Yoda style,
E tra l'altro qualcuno nei commenti una volta ha scritto, tra l'altro ha scritto tipo Jedi Style, io ho detto che cos'è questo Jedi Style, non lo sapevo, e poi ho scoperto che era la Yoda Style. Lo Yoda Style è praticamente quelli che secondo me, anche là rientro secondo me di quelli che hanno mental disorders, cioè se tu devi fare un predicato, quindi un test, tipo X uguale a 0, diciamo penso che il 90 o 95% delle persone scrivono X uguale a 0. C'è una fetta di programmatori che usano lo stile 0 uguale a X, che è lo stesso, funziona, non cambia nulla. Questo si chiama Yoda Style, perché? Perché ha visto Star Wars, sa come parla Yoda. Andiamo avanti. C'è una finestra rotta in quella che sembra essere una scuola. Oddio raga, ha crashato Windows. Effettivamente ha ragione. Cioè, nulla di sbagliato. Andiamo avanti. Questa è una cosa che mi sono imbattuto diverse volte. Scorre delle ore per trovare una soluzione intelligente per un codice. Ho scoperto che già esisteva un pacchetto per quello. L'ho fatto tante volte, però molto spesso lo faccio apposta perché, diciamo, molte implementazioni sono fatte da, diciamo, programmatori esperti, no? Tipo, facciamo degli esempi, tipo NumPy di Python. Però magari alcune cose specifiche magari sono fatte da gente che magari saranno bravissime, ma io non mi fido, quindi se in quel codice di un pacchetto c'è un bug, almeno non voglio importare bug degli altri nel mio programma, cioè almeno se devo fare i bug li faccio io, cioè almeno col piacere. Andiamo avanti. C'è la musica. Ok, uno dei nostri sviluppatori ha lasciato questo poco tempo prima che andasse un altro lavoro. Watch again. Qualcuno ha scritto define true rand maggiore di 10, quindi praticamente la macro true diventerà non un'espressione deterministica ma stocastica, quindi immagina cosa succede, no? Cioè, magari sarà in una, come si dice, in un header che viene importato da altri header che infatti ha scritto felice debugging stronzi. Questo secondo me è più cattivo del punto e virgola cambiato col punto interrogativo greco, perché non so se voi lo sapevate, quella diciamo la sanno in tanti, ma questa interessante, lo dovrei fare nel mio prossimo progetto. Sì, andiamo avanti. Ah, non ce ne sono più. Perfetto pinguini, io stacco qua la registrazione. Perfetto pinguini, io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi. Ci vediamo venerdì con un bellissimo episodio di FK Storia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.